Ospite di questa settimana di Books and Art, Mirella Freni, una delle maggiori cantanti di opera lirica a livello italiano ed internazionale. Proprio in questi giorni la sede del CUBEC, di cui la signora è responsabile, il centro di alta formazione per la lirica, ospita una bellissima mostra di Giacomo Puccini di alcuni reperti storici. E vorrei proprio cominciare la trasmissione facendo una domanda alla signora Freni sul, su che tipo di mostra è questa. Beh, insomma, io avevo un bel quadro che è importante, che mi hanno regalato a Metropolitan gli ultimi anni che ho cantato là, quando ho dato, diciamo, l'addio. E c'è Puccini seduto, adesso qui non c'è più perché l'ho portato a casa, che fuma, e poi c'è un grande dedica a dei fratelli Conti e con la data del 1912, che è una cosa molto rara, che Puccini difficilmente faceva solo G Puccini e poi faceva fatica a fare delle dediche, mi hanno detto. E poi in questo quadro intorno, dentro, nell'interno, che era già una cosa vecchia, nata così non so da quanto tempo, quelli del teatro, il direttore artistico ha dato l'ordine di tagliare un pezzo di stoffa del sipario del Metropolitan e me l'hanno messo intorno dentro come contorno, ed è bellissimo perché dice: Mirella, quando tu sei venuta qui la prima volta, al vecchio io ho cantato proprio, che era l'ultimo anno per il teatro, che poi l'hanno distrutto, ho cantato la Bohème, la Mimì. E allora c'ho il ricordo di Puccini, della Bohème e il mio debutto là, e in più mi hanno messo questo pezzo di stoffa, che è un ricordo grandissimo perché ho cantato 40 anni al Metropolitan. Complimenti, ma al di là della mostra, noi adesso ci troviamo all'interno del centro del CUBEC, che è l'Accademia di Alta Formazione per la Lirica, che ormai è diventato un istituto conosciuto e apprezzato nel settore appunto musicale, non solo a livello italiano. Ma quando è stato fondato e su quali prerogative? Beh, guardi, questo è stato fatto già quasi 10 anni fa e non dipendeva da me, non ho pensato io, perché ci hanno pensato il mio direttore artistico qua, Michele Montanari, che era giovanissimo allora e ci teneva molto, e col sindaco di Vignola sono venuti a parlare a me e al mio marito Nicolai Gheaurov, che purtroppo è morto 7 anni fa, e non so, ci hanno toccato, insomma, perché erano persone molto simpatiche e gentili, e ho detto: vabbè, proviamoci, se funziona bene, può darsi che non funzioniamo noi, che non funzionate voi, però siamo ancora qui. Dopo naturalmente la fondazione Cassa di Risparmio qui a Modena hanno domandato di venire qua e ci siamo trasferiti qua, anche perché a Vignola hanno fatto dei restauri nel palazzo, e allora, però la scuola ce l'avremmo ancora, anche là ce l'hanno tenuta, ecco. Perché la scuola ha due sedi, una qua a Modena. No, là più non andiamo, abbiamo cominciato là, ma essendoci trasferiti qui, adesso siamo qui perché siamo molto più comodi in un certo senso, e anche i ragazzi che vengono a studiare, che vengono da tutte le parti del mondo, ce ne sono di tutte le razze. Ecco, ma di questo ne parleremo dopo. Va bene. Prima mi interesserebbe domandare quali sono le attività che si svolgono all'interno della scuola. Ce ne vuole parlare più diffusamente? Beh, Dio, una scuola, questo dipende, se fossero tutti italiani sarebbe più facile, nel senso che loro conoscono già la lingua, però dovendo poi studiare dei ruoli anche o in francese o in russo o in tedesco, devono studiare, o in spagnolo, insomma in tutte le altre lingue, devono imparare anche a parlarlo un pochino, ecco. E abbiamo molti stranieri e naturalmente vengono, come dire, c'è chi gli insegna loro a imparare l'italiano, poi abbiamo i pianisti che insegnano loro i pezzi, le arie, le opere, e poi naturalmente io devo dare la tecnica nel modo come si canta, e è un gran lavoro, ma è bellissimo. Un ragazzo che si iscrive al centro, anzi l'Accademia di Alta Formazione per la Lirica,
che attestato può conseguire alla fine del corso? Beh, noi li mandiamo anche al conservatorio, al liceo musicale qui a Modena, perché imparino anche suonare uno strumento, a imparare molte cose, per avere un domani anche un attestato, qualche cosa, perché non è detto che poi uno riesca a cantare sempre, almeno hanno in mano anche qualche cosa che potrebbero insegnare in qualche scuola anche nel loro paese, penso. E allora insomma li stiamo aiutando in tutti i sensi, in tutti i modi, perché ne hanno bisogno, e devo dire che ho avuto dei ragazzi molto bravi e anche che stanno cantando in tutto il mondo, dal Metropolitan alla Scala al Covent Garden. Sono i teatri importanti, quando fanno le audizioni li prendono, e io sono molto felice per loro, perché qui a Modena insomma c'è questo centro, e non sono solo io, naturale, io sono il capo importante, però ho vicino a me delle persone che lavorano molto molto bene, che sono bravi, sono seri, e possiamo dare un aiuto a questi ragazzi che si avviano una carriera. Qual è l'identikit tipo dello studente del Cuba? Che, ad esempio, che età ha? È in maggioranza donna? Da che paese viene? Ma non si può dire, perché ogni anno, quando facciamo le audizioni, dipende, magari ci possono essere tre soprani meravigliosi con delle voci stupende e solo, non so, un tenore, e l'anno successivo è il contrario. E non è questo che mi interessa di trovare degli elementi con delle buone voci, belle voci, però devono anche avere una musicalità, una sensibilità, e cantare bene, imparare veramente bene anche la tecnica, perché altrimenti non si può fare niente. Ma che fascia di età hanno questi studenti? Ma Dio, dipende, adesso per esempio c'ho qui una ragazza che ha 20 anni, altre 22, 23, 24, fino verso i 30, 31, poi basta, perché sì, se uno non è proprio che sta cantando e ha piccoli problemi, lo puoi anche aiutare, ma se dall'inizio... E i paesi di appartenenza quali sono? Guardi, adesso ne ho avuti di tutte le razze. Beh, le dico quelli che ho adesso qui, dunque ce ne ho due, una dell'Armenia, ci sono del Kazakistan, dell'America, della Spagna, della Moldavia, c'è solo un'italiana, sono insomma un cinese, un giapponese, vengono da tutte le parti, e quando fanno le audizioni, naturale, noi li ascoltiamo, e poi naturalmente sono io quella che decide, questo lo prendo, questo no, questo sì, questo no, poi lo dico a loro, ai ragazzi: ragazzi, vi ho presi, siete qui, scelti, però siete in prova, perché devo vedere, lavorando, magari un mese, due mesi, tre mesi, se riescono a liberarsi, perché molte volte non ci riescono, rimangono sempre come degli urlatori, ma non dei bravi cantanti e degli artisti, capisce? E allora è meglio dirglielo, anche se sono giovani, quando vedi che proprio... Questo non vuol dire, ci tengo a dire questo, che sono stupidi, assolutamente no, sono intelligenti, ma non hanno quel contatto, insomma, mi capisce, per saper guidare la voce e accompagnare e dire le cose come vanno fatte, dette. Ma in questo piccolo grande mondo che viene ospitato dal Quebec, ci sarà bene qualche talento in via di formazione? Una nuova Mirella Freni? No, lasciamo stare, non guardiamo mai queste cose, perché ognuno deve avere la propria personalità, e lì si aiuta, io lo devo studiare per capire bene che cos'è, sono le affinità, le cose che loro hanno, e ci lavoriamo sopra. Prima di tutto lavoriamo per la tecnica, perché se uno non sa dove mandare la voce, urla solo, è inutile, e di lì io posso capire che cosa fare, e anche loro, dopo spiegandoglielo, poi grazie a Dio, sì, non canto più, però qui con loro certe frasi gliele faccio sentire, proprio, non per insegnare, per far vedere che io canto bene, solo per dire: no, voi avete fatto così, ma bisogna fare colà. E allora insomma mi trovo bene, anche i ragazzi credo che anche loro si trovino bene, perché anche quelli che sono già tanti anni che hanno cominciato a cantare, cantano dappertutto,
e quando hanno delle cose nuove da studiare, da fare, cercano di tornare qualche settimana per studiare il ruolo che non l'hanno mai fatto e allora si fidano di me. Ecco, e questa è la cosa più bella. Cogliere le aspettative dei giovani non è semplice, ma cosa occorre per conquistare la loro fiducia? Ma Dio, bisogna essere innanzitutto sinceri in quello che fai e crederci e farglielo capire bene e spiegare le cose come vanno fatte. Ringraziando Dio, c'ho un buon orecchio che sento quando non sono proprio nel punto giusto, anche quando cantano benino, e allora glielo faccio capire, comprendere, cerco di essere... come posso dire, non una mamma, perché, ma insomma una persona che vuol bene loro, però anche le mamme devono essere severe e dire quello che pensano e c'è un po' di tutto fra di noi e loro lo capiscono bene e riescono in questo modo, perché se stai poi troppo dolce dopo si lasciano andare e io non voglio. La sua carriera è stata una carriera costellata da grandi successi e adesso lei si trova alle prese con l'insegnamento, con dei giovani in via di formazione, ma al di là delle necessarie capacità canore, cosa deve fare un allievo per arrivare ad ottenere dei risultati concreti? In altre parole, esiste il segreto dei segreti? No, c'è nessun segreto, bisogna essere veri, capire bene cosa devi fare e avere una sensibilità di saper entrare dentro nei personaggi e di, quando canti un ruolo, essere, non so, sei Mimì, devi essere Mimì, entrare dentro lì e non urlare solo per far sentire che hai una voce, che hai degli acuti, che c'hai, non è questo, questo non è arte. Ringraziamo la signora Mirella Freni per la piacevole intervista che ci ha concesso e come tutti i nostri ospiti intendiamo omaggiarla di una preziosa confezione di aceto balsamico di Modena che simboleggia la passione per il nostro territorio e per la sua cultura. Grazie, veramente lo apprezzo moltissimo perché io sono pazza per l'aceto balsamico e anche tutti gli anni che andavo a cantare in America, che là purtroppo non lo trovavo, qualche bottiglietta la portavo con me, nascosta magari dentro nella valigia, negli stivali, ma ce l'avevo sempre con me. Grazie tanto. Grazie a lei, la passione per Modena dunque non ci abbandona mai e ringraziamo anche voi telespettatori per averci concesso un quarto d'ora del vostro piacevole tempo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Books and Art.